Stavo credendo all'indiano. Avevo una ragione. Ragazzi, ciao, ciao unicorni. In questo video io e Andrea ci sfidiamo, come sempre, perché io voglio sfidare Andrea tutti i giorni, perché voglio capire chi di noi è un pochettino più intelligente rispetto all'altro, o comunque chi arriva a trovare una soluzione rispetto all'altro. Avrei anche la risposta, ma no, non sì, la dico. Io su di me ho dei dubbi, vi dico la verità. Cioè, io lo sfido, ma già so che perderò. È praticamente una sfida sul vero o falso. Ovvero, qui noi abbiamo un'app, l'app ci farà delle domande e noi a turni dobbiamo dire se quella cosa è vera, secondo noi, o è falsa. E ci segneremo i punti. Quindi... Ok. Ricordiamo anche di iscriversi al canale, lasciare un like e commentare per essere poi scelti nei prossimi video. Per essere salutati. Detto questo, iniziamo. Iniziamo? Vai. Allora, chi inizia prima a rispondere? Io. Tu, ah, ok. Dai, dai. Via. Vai. I tre territori canadesi sono i territori del Nord-Est, Nunavut e Yukon. Ma ragazzi, ma chi sono Nunavut? Sembrano tipo i nomi di, non so, delle... Ah, ma c'è pure il timer! Sì, vero o falso? Falso, mi sento dire che è falsa questa affermazione. Vabbè! Sapete quando si dice che proprio... Ah, va bene. C'è anche la spiegazione, vabbè. Vabbè, la spiegazione mi interessa, ho già detto che è falso. Dai, è falso, lo so, è falso. Vai tu. Solo le zanzare femminili mordono. Ma questo è facilissimo. Questa la so ed è vero, perché i maschi non mordono, vero? Dai, a me mi capita Nordwood, Yukun, Ammamed, lui, vabbè, è fantastico. Vabbè, che cosa, e mentre ci sono delle nozioni che voi leggete, delle informazioni utilissime. Carissima, carinissima questa cosa, devo dire. Poi, i sette nani sono Brontolo, Cucciolo, Dotto, Eolo, Gongolo, Mammolo e Pisolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì. 7 sono 7. È vero. I nomi sono giusti? Non era Dottolo? Ho un dubbio su Dotto. Che era Dottolo? Vero. Ed è vero. Non si segna del punto. Di vero. Andrea leggermente. abbiamo conquistato un guarigino. Oh. I nani da giardino. I nani da giardino, bellissimi. Perché? Prossima domanda. Vai. La persona media sogna sola una volta durante la notte? Allora, secondo me no. Ci sono una media. Fasi. Secondo me si sogna più volte in una notte, quindi dico falso. Ed è giusta. Grazie, ma qui ci siamo veramente. Ma siamo troppo bravi. Vai. Vai. È impossibile starnutire con gli occhi aperti. Vero, io non riesco, tipo Eccio. Non ce la faccio. Falso, si può fare. Ma che dici? Ma che stai a dire? È molto difficile farlo perché è una reazione riflessa. E dicendo e i tuoi occhi si chiudono riflessi. E allora, non è giusto? Cioè, sta dando ragione a me. I tuoi occhi si chiudono riflessivamente. Ma infatti, scusa. Non l'ho capito, ma mi sta prendendo in giro. È molto difficile farlo perché è una reazione riflessa. Ah, è molto difficile farlo. Si può fare. Però si può fare. È perché è una reazione riflessa. Vabbè, quindi niente. Vai, vai tu. La cobra del collo nero spruzza il suo veleno negli occhi della vittima per causare la cecità. Basta. Sai perché ti devo leggere una domanda sui serpenti, che ho la fobia? Secondo me potrebbe essere vero. Potrebbe accecare col veleno. Quindi è vero, secondo dico me. Vero. Vero! Sta andando tutta a fortuna. E sono in vantaggio. Vabbè. Ah, levami sto serpente. Guarda che bello. Domanda per te. Vincent Van Gogh ha venduto solo una pittura per tutta la sua vita. Questa è tosta. Questa... E perché proprio questa domanda, se fosse falsa? E perché proprio Van Gogh? E perché proprio lui? Quindi io dico che è vero. Vai. Ed era falso. Carino, va bene. Ne ha vendute diverse. In Giappone, se il sumo fa piangere il bambino, si crede che portasse sfortuna. Ah, il sumo, il lottatore, quello là. Mi fa paura. Non mi fa piangere. Oh, potrebbe essere vero. È strano, ma. Quindi cosa dici? Vero, vero. Falso. Ah, era falso, no. Dai, ancora. Maria Gallario. Lario. Lario? In Sicilia si chiama brutto. Lezione. Nuova parola. Vai. Tra il 1900 e il 1920 il tiro alla fune era un evento olimpico. Sì. Sicura? Sì.
Oh, questo mi ricordo, me l'avevano detto a scuola. Hai recuperato un punto. Vai, davvero. Oh, pari, vai. Il codice di Hammurabi, Egitto, decretò che i baristi che avessero servito una birra annacquata sarebbero stati giustiziati. Ed è giusto così. Stavo credendo all'indiano. Avevano ragione. Ragazzi, come quando fate lo spritz e ci mettete 3 kg di ghiaccio. Anche meno. Vai. Dovreste essere giustiziati. Quindi, anche voi. Era vero. Vai. Era vero. E sono in vantaggio di un punto. Assurdo. Dopo. Fantastico. Allora. Che bello. Vai. Il Brasile ha debuttato al pallanuoto alle Olimpiadi estive del 1932. Io non posso chiedere l'aiuto da casa. No, non c'è. Cioè, qua c'è un aiuto. Vero? Ma non... Vero? Mm-hmm. Dai. Stavo sparata perché chi si ricorda. Che fortuna. Diciamo che fortuna. Cioè... Un cuore in più. Dai. Vai. Domanda per me. Ci sono circa 35 ingredienti nel McRib. E cos'è il McRib? È un nuovo tipologia di Mac Chicken. Beh, un nuovo panino, ma sarà del un... McDonald's, McRib. Sai, ma... ribes. Ma in America. Guarda, non c'è da noi. Ma 35 ingredienti. È falso. Sei sicuro? Troppi, dai. Mi sembravano un po' troppi. Beh, nella cosa più... Qual è? Ma qua si chiamava in modo diverso. Ma 35 ingredienti. Boh, vabbè. Un po'... Si pensa che la Via Lattea, quindi sullo spazio, contenga più materia oscura di Andromeda, che è una galassia spirale gigante del gruppo locale. Perché io so cos'è il gruppo locale di Andromeda. Certo. Io Andromeda so la canzone di Elodie. Andromeda. Io neanche quella. Va bene, penso di sì, vero? Vero? Mm-hmm. Ah. È giusto! Che fortuna! Fortuna! Per Dincivacco. Per Dindirindina. 5 risposte corrette di seguito. Ok, prossima domanda. Prima di entrare nel commercio della droga, Escobar vendeva lapidi rubate a contrabbandieri ed era anche nel commercio di auto rubate. Comunque sempre cose ottime. Wow. Escobar. Pablo. Pablo, ci sei? Pablo, no, Escobar. Esco per andare al bar. Ma non ne ho idea. Cioè potrebbe essere... Ma cosa ti aspetti da uno che... Vero. Secondo me. Mi sa di... Vero. Hai fatto tanto successo, Escobar. Oh, ma guarda che... Guarda che faccia. Fa, oh, una brava persona. Al bacio proprio. La firma M è sempre stata stampata sulle caramelle M&M. Io me le mangiavo, non ci facevo mai caso. Sì, vero. No, bom. Era M&M. La risposta è falso. No, non ce l'hai utilizzato nel 1950, non ero nata. Ramses, ma perché non te egiziane? Ramses II è considerato il faraone che regnava il periodo più lungo dell'antico Egitto, quindi la persona che è stata regnato per più tempo. Ramses II, vero o falso? Tu con la storia? Vero. Vai. No, vabbè, la storia. Chi se la ricorda? Era la materia in cui facevo pena a scuola. La storia è bella. Il vero nome di Mark Twain è Samuel Langhorne Clemens. E io penso che si siano inventati, posso pensare che si sono inventati tutto il nome geroglifico di sta persona. Per accorciarlo hanno fatto Mark Twain, il nome d'arte. Sarà vero? Falso. Ed era vero! Che te pareva! Io qua metterei hashtag che te pareva! Guarda, sembra Einstein. Ma infatti era tipo lui. Allora, le aragoste, il mio cervello l'ha letto in automatico giusto, le aragoste sono sempre state considerate cibo di lusso. Può darsi, tipo come il caviale. Secondo me è vero. Ma fa schifo il caviale. No! Quindi prima era per tutti. Boh, vabbè. Boh, ma quanto è? Che schifo. È enorme. Il vero, questo è per me. Sì, il vero nome di Toto, il cane del meraviglioso mago di Oz, era Bobo. Sì. Sicura? Sì. Vado? Sì. E vai! Stiamo sbagliando tutte ora. Stiamo finendo i cuori. Sì, ma tu sei avanti. Tu fra un po' vinci. Lo so. Halloween è stato ispirato da Samhain, la festa celtica per quale le persone tradizionalmente indossavano costumi di testa e pelli degli animali per connettersi agli spiriti dei morti. Io dico vero. Potrebbe. Non lo so, ma dico vero. Potrebbe. Ah, ed è vero. Ma questa cosa la devo leggere perché secondo me è una cosa interessantissima. Ma cos'è? No, perché poi mettono ste foto? Ma bellissimo. Allora. Vai. Le mucche possono dormire in piedi. Sì, verissimo.
Ah, so. brava. Dai, forse se io sbaglio puoi recuperare. Dai. Il pinguino imperatore può rimanere sott'acqua per 5 minuti. È una bomba di ossigeno. No, falso, non lo so. Falso. Veloce. C'è vero, è giusto. Dai, però, dai, io così non recupero. Lo so, dai. Allora, vai. Gli avvoltoi possono volare per ore senza un battito delle ali. Cioè, tipo... No, quelli sono i colibri che possono... No. Ma quelli li battono. Quelli le battono più veloce. Cioè, tipo, stai planando, tipo così. Per delle ore? Come fanno? No, falso. E invece era vero. Ragazzi, ma che ali avete? Ma quanti ne abbiamo di punti? 1, 2, 3, 4, 5, 6 io? E 8. No, non ce la farò mai. Perché ora questa è l'ultima tua? Sì. Vai. E tu la devi leggere. Ma perché te la devo leggere? Io se la sto perdendo. Un gatto ha circa 50 muscoli in ogni orecchio. Bah, mi sembra un po' troppo. Un po' too much. Falso. Vabbè dai raga, però non... Questo test di chi è più stupido, chi è più scemo, l'ha vinto Andrea. Lo sapevi? A 32. Che vuol dire? Che carino. Prova. Cioè, a 32. Ne ha 32. Sì, vabbè, tu devi leggere comunque. La prova suggerisce che gatti addomesticati esistono sin dal 3600 avanti Cristo, 2000 anni prima dei faraoni egiziani. Gatti, secondo me, sono loro che hanno conquistato la terra. Poi noi siamo venuti dopo. Li abbiamo interrotti i loro piani e loro ora piano piano si vendicheranno. Secondo me i gatti si vendicheranno. Detto questo, ho perso. E quindi ho fatto 9 punti. E io 6. 9 a 6. E vince la sfida. Vabbè, voglio la rivincita assolutamente, perché secondo me, non lo so, ci sono. Comunque questo quiz è veramente bello. Bello. Mi piace. Scopriamo tante cose nuove con Corinne e Andrea. Detto questo, noi vi mandiamo un grandissimo bacio. Vi vogliamo bene e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Però è vero, si imparano cose nuove. Sì, con noi sempre, perché noi siamo così, ci divertiamo a scuola e gli facciamo, insegniamo.